fatto vedere questo video per retorica nazionalistica o per celebrare un momento di sport che comunque in ogni caso è stato entusiasmante e anche commovente per tanti versi, ma perché ci sembrava che visivamente potesse introdurre al meglio la serata, perché queste ragazze sono, che hanno fatto entusiasmare tanti, sono tutte italiane, chiaramente sono di origine, non tutte, sono di origine anche di famiglie straniere, insomma, quindi ci sembrava che rendesse evidente il tema di questa serata, no? L'Italia, la realtà italiana che è una realtà multietnica, è una realtà già presente ed è quello di cui vogliamo parlare attraverso delle storie reali, delle storie personali che verranno illustrate questa sera. Parliamo di una realtà che rappresenta su 6 milioni circa di stranieri residenti in Italia, di cittadini stranieri, ci sono di circa 190 nazionalità diverse. Abbiamo circa un milione di giovani stranieri residenti in Italia, provenienti da famiglie immigrate in Italia, quindi o ragazzi appunto giunti in Italia oppure nati direttamente qui nel nostro paese. Sono il 20% del totale dei stranieri residenti in Italia e molti di essi hanno acquisito la cittadinanza italiana, quindi rappresentano un fenomeno che per noi è come un ponte ideale fra appunto due realtà che cominciano a parlarsi, ma si parlano già di, come questa immagine, questo video mostrava, sono già una realtà che è presente, che si parla, che costruisce, che è uno stimolo appunto a incontrarsi e conoscersi maggiormente. Quindi la serata di questa sera vuole essere proprio la testimonianza di qualcosa che è già in atto. E lo vogliamo fare appunto attraverso il racconto dei nostri ospiti, che sono Andrea Veduto, un nostro amico che è già venuto, noi conosciamo già, è già venuto almeno in un'occasione qui alle Clarisse a presentare la mostra che avevamo ospitato, la mostra sui migranti, e Andrea appunto ci illustrerà la situazione del Medio Oriente, della situazione in particolare del Medio Oriente. Poi abbiamo invitato due ragazze che fanno università, Omenia, alla mia destra, studia alla Cattolica economia e commercio, e Luna, che invece alla Bicocca a Milano studia giurisprudenza, giusto? Ci siamo appena conosciuti, quindi non abbiamo avuto molto modo di sapere. E, quindi passo senz'altro la parola a loro, perché appunto mi sembra il sentire direttamente la loro voce la cosa più importante. E prima di tutto interviene Andrea sul tema del Medio Oriente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie per avermi invitato nuovamente. Effettivamente era poco più di un anno fa che mi trovavo qui a parlare, a presentare la prima mostra sui migranti che è stata portata in occasione del meeting Rimini del 2016, e questa sera in qualche modo facciamo la seconda puntata, perché la mostra sulle nuove generazioni, sui giovani dell'Italia, i giovani italiani dell'Italia multietnica, è un po' il frutto, il risultato
di tutti gli incontri che sono nati in giro per l'Italia nel presentare la prima mostra Migranti, la sfida dell'incontro. Una mostra che ci ha assolutamente stupito per come per l'interesse che ha generato. Credo, non lo so, sono pronto a essere smentito, ma credo che non ci sia una mostra che abbia girato così tante città come quella sulle nuove generazioni. Questo è un aspetto di cui io sono veramente grato, perché dimostra come davvero ci sia un grande interesse per comprendere questa realtà. Forse dobbiamo ringraziare anche i nostri politici che gettano su questo argomento benzina sul fuoco, però da un certo punto di vista ci danno l'occasione per raccontare un po' quello che è accaduto, questa realtà straordinaria a cui spesso noi ci affacciamo con tanti pregiudizi. Per questo motivo io stasera non voglio raccontarvi le esperienze dei ragazzi che hanno partecipato alla mostra, perché saranno loro che vi racconteranno la propria esperienza in modo molto migliore di quanto potrei fare io con tante parole. Io voglio cercare di raccontare questa sera un po' l'altra faccia della medaglia, altre storie, sì, storie di giovani, giovani più o meno giovani che ho incontrato in Medio Oriente, infatti tra Oriente e Occidente. Ecco, io stasera da italiano cercherò di parlare dell'Oriente e loro cercheranno di fare nella parte opposta. Sembra un po' paradossale, ma spero insomma che possa essere interessante. Io vorrei raccontarvi un po' qual è stata l'origine, no? Non solo l'origine, evidentemente, ci sono tanti motivi, tante cause, però quella che mi ha toccato personalmente, mi sono trovato a vivere nella città che vedete alle mie spalle per 3 anni, di Gerusalemme, e da lì ho girato in tutto il Medio Oriente per lavoro, per raccontare appunto queste storie, e credo davvero che tra quello che vi racconterò e quello che vi racconteranno loro ci sia un filo rosso che spero di riuscire a individuare. Il primo giovane di cui vorrei raccontarvi è un giovane che non ho conosciuto personalmente, ma che mi ha commosso per il suo coraggio, per il suo desiderio. Si chiama Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi è stato inconsapevolmente il ragazzo che ha generato in tutto il Medio Oriente, in tutto il Nord Africa, il cambiamento a cui stiamo ancora assistendo oggi, un drammatico cambiamento. Un ragazzo che quasi ormai 8 anni fa, era il 17 dicembre 2010, se non sbaglio, sì, 17 dicembre 2010, questo ragazzo che era un commerciante ambulante tunisino che vendeva frutta e verdura senza permesso, un giorno, proprio il famoso 17 dicembre 2010, subisce l'ennesima umiliazione da una donna poliziotta in Tunisia, e di fronte a quell'ennesimo soppruso, che era un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, decide di suicidarsi cospargendosi di benzina e poi dandosi fuoco. Apparentemente quel gesto non cambia nulla, ma lui pronuncia prima di morire, prima di darsi fuoco con la benzina, una frase che secondo me è la frase più rivoluzionaria di tutta la storia dell'umanità, che è il grido di un desiderio che è insopprimibile. Dice: così non posso più vivere. Ma come non poteva più vivere Mohamed Bouazizi? Non poteva più vivere senza la libertà, senza quel diritto di tutta una serie di padri e padroni che gestivano e che continuano a gestire per certi versi quell'affetto di mondo, avevano negato alle persone, a 450 milioni di persone che in quelle zone vi abitavano. Che cosa succede? Che Mohamed muore qualche giorno dopo a causa delle ustioni che ha subito in ospedale, ma durante il funerale i suoi compagni, i suoi amici riprendono alcuni momenti della celebrazione, li pubblicano sull'unico strumento di comunicazione che il regime tunisino di Ben Ali ancora non riusciva a censurare, che erano i social network, Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera. E la storia di questo ragazzo fa il giro di tutta quella parte di mondo, tanto che 12 giorni dopo Al Jazeera dedica un servizio alla storia di quel ragazzo che senza libertà non poteva vivere. Quello è stato l'inizio, secondo me, straordinario, ingenuamente straordinario, del fenomeno che noi poi abbiamo chiamato, sbagliando, primavera arabe, perché correggetemi se sbaglio, ma la primavera in Medio Oriente e in Nord Africa è forse la
la stagione peggiore, perché ci sono le tempeste di sabbia, la sabbia ti va sugli occhi, quindi è difficile vivere. Ma noi giornalisti occidentali abbiamo coniato questo termine, in particolare un giornalista americano, per proclamare questo cambiamento che sembrava coinvolgere, sembrava dare una nuova speranza in qualche modo al Medio Oriente, avvicinando a forme di governo, se vogliamo, più democratiche, eccetera, eccetera. E poi naturalmente il sogno di Buazizi si interrompe, ma quello che era il suo desiderio è un desiderio in cui io mi sono sentito assolutamente fratello e compagno. Era lo stesso desiderio di libertà che ha mosso, se vogliamo, visto che era anniversario, c'è stata appena una mostra a cui ho partecipato curandola, è lo stesso desiderio che ha animato anche i giovani 68 all'inizio delle proteste che hanno coinvolto l'Italia 50 anni fa. Un sogno che si scontra con l'utopia di un altro giovane che a un certo punto della sua vita si fa chiamare Abu Bakr al-Baghdadi, colui che voleva essere il nuovo califfo. Ecco, le primavere arabe non danno i risultati aspettati, falliscono praticamente ovunque, tranne forse, se vogliamo, in Tunisia, che dopo 4 anni riescono ad arrivare alle elezioni, Ben Ali fugge, ancora esule in Arabia Saudita. Ma in qualche modo questo fenomeno delle primavere arabe è destinato a infrangersi. È un sogno disatteso, disilluso. È da lì che poi cominciano tanti flussi migratori verso il nostro paese, perché di fatto tutte le nazioni di questa fetta di terra si trovano a gestire una situazione di instabilità, di anarchia pressoché totale, ed è in questa situazione, in questo terreno, che al-Baghdadi giudica fertile per portare avanti quest'altro suo sogno, quest'altro utopia del califfato, questo regno islamico globale che proclama nella moschea di Mosul il 29 giugno 2014. Da lì sono iniziate poi tutte quelle che i nostri media mainstream ci hanno tramandato, quindi le esecuzioni, le torture, le persecuzioni dei cristiani, ma non solo dei cristiani, anche di tanti musulmani, perché le persone che vivevano soprattutto tra Siria e Iraq, che è il territorio, la fetta di terra dove al-Baghdadi riesce a stabilire uno stato che nel suo massimo splendore aveva una dimensione pari all'Austria, con la dimensione territoriale. Dicevo, anche ai musulmani che abitavano in quei paesi, al-Baghdadi non propone l'Islam, ma propone l'ISIS, cioè un progetto politico che ha strumentalizzato il testo sacro dell'Islam per portare avanti proprio un'ideologia fatta di terrore e di morte, che è stato sconfitto dal punto di vista territoriale, ma che dal punto di vista ideologico forse sta continuando a far danni. Una delle persone che abbiamo intervistato in occasione della mostra è la madre di un ragazzo, di Youssef, che ha fatto l'attentato a Londra, sul ponte di Londra. La signora si chiamava Valeria Collina e davanti alle mie domande dicevo: ma però è strano, cioè sia lei che suo figlio leggete lo stesso libro, pregate con le stesse parole, che cosa è successo? Lei mi diede una risposta che mi raggelò e disse: beh, è proprio vero. Mi disse: sì, è vero, noi leggevamo lo stesso testo, seguivamo gli stessi progetti, ma a un certo punto mio figlio ha smesso di cercare la bellezza. La bellezza, cioè ha soppresso quel desiderio che ha mosso Mohamed Bouazizi quando ha deciso di togliersi la vita e che comunque continuava a tenere in vita lei. La ricerca della bellezza, cioè di questo terreno comune su cui noi, io e questa signora ci siamo incontrati e ci siamo abbracciati. Ma ovviamente questo giovane, che era un giovane che nasce tra il 74 e il 76, non sappiamo bene quando nasce al-Baghdadi, ci sono poche notizie su di lui. Lui era un ragazzo molto talentuoso nel giocare a calcio, gli prospettavano una brillante carriera da calciatore, che lui abbandona per affiliarsi ad Al-Qaeda dopo più che 20 anni, perché anche al-Baghdadi aveva un desiderio grande, solo che lui lo porta da un'altra parte, come è stato Youssef, come è stato il figlio di Valeria Collina, che a un certo punto, in cambio di una promessa, la promessa di avere il paradiso un secondo dopo l'attentato, l'ha portato a compiere quello che ha compiuto. Ma il desiderio che ha mosso
tutti è quello, è il desiderio di un bene, è il desiderio di un bene. Quello che ha fatto al Baghdad, questo sogno di califfato, ovviamente è andato a complicare la già difficile situazione siriana, vittima di una guerra che Papa Francesco ha descritto bene, una terza guerra mondiale a pezzi, e che ha lasciato e sta lasciando ancora la Siria in ginocchio. Quella è la foto di una chiesa, di un crocifisso deturpato, distrutto nella chiesa che è stata occupata dalle milizie di Al-Qaeda, che ovviamente l'hanno usato come tiro al bersaglio, gli hanno trivellato di colpi, gli hanno spaccato le braccia, però c'è, mi ha colpito vederlo ancora lì, fisso come segno di speranza, distrutto quanto volete, ma c'è, è un segno. E questa è la Siria che ci hanno consegnato anni di scontri per un esclusivamente per un progetto di potere, di scontri, di interessi economici, di interessi politici. Città come quella che vedete, Homs, una città di 500.000 abitanti interamente distrutta. Io ci devo passare ogni volta che mi reco in Siria, ormai ci vado spesso per andare da Damasco ad Aleppo, e ogni volta lo spettacolo desolante è questo, di una città fantasma dove non c'è più nessuno, ci sopravvivono solo poche migliaia di persone che non sanno dove andare, perché qui approfitto per dire che cosa è accaduto in Siria, che cosa ho sentito raccontare, che se non me l'avessero raccontato io non ci avrei creduto. E questo ritorna un po' al discorso dei pregiudizi che ogni tanto che spesso popolano la nostra mente, perché non tutti possono scappare. Lo slogan del vengono tutti qui, come lo slogan del aiutiamoli lì, perché io lì non ho visto ancora nessuno che è andato ad aiutare, cioè lo slogan di cui ci riempiamo la bocca, beh, molto spesso andrebbero approfonditi. Ma vi dico solo questa cosa qua: tantissimi rimangono in Siria, i fortunati scappano vanno in Libano, in Giordania, che hanno accolto nell'arco di questi anni milioni di persone. Ma perché? Perché un posto su un barcone, cioè coloro che tentano la strada via mare per arrivare qui, costa tra i 5 e i 10 mila euro, e sono pochi che si possono permettere un viaggio di questo tipo. E vi dirò di più, quelli che noi chiamiamo giustamente, perché lo sono e andrebbero arrestati immediatamente, quelli che noi chiamiamo trafficanti di uomini, che sono gli scafisti, che sono quelli che hanno organizzato un racket sul commercio di esseri umani, una mafia, per cui appunto ti chiedono 10.000 euro per portarti su un barcone stipato con il rischio di morire. Vedete, in Siria li chiamano in un modo diverso. Ho scoperto, mi hanno cantato, mi hanno fatto vedere in questi giorni, quando andavo a trovare gli sfollati, che volevano tentare la fortuna di mare, che non sono riusciti, e li chiamavano dolci barcarolis, e mantano una letteratura attorno alla figura dello scafista, delle canzoni su quelli che loro chiamano dolci barcarolis. Ci sono dei versi che avevo anche imparato a memoria. Uno di questi fa: dolce barcarola, portami dall'altra parte del mare dove posso trovare la salvezza da questa morte certa, una cosa di questo tipo. Sono state fatte delle canzoni su questi personaggi. Perché? Perché quelli che per noi sono dei trafficanti di esseri umani senza scrupoli e senza pietà, a volte, per alcuni, sono l'unica alternativa a una morte certa. Perché in Siria, chi rimane in Siria, vive in queste condizioni. La libertà è passata da qui, me lo raccontava un giovane di Aleppo, che mi ha portato sulla cittadella antica di Aleppo, patrimonio dell'umanità, e mi ha fatto vedere quella che è la città di Aleppo oggi. Una città distrutta al 70%, chilometri e chilometri di macerie, una città che fino a pochi mesi fa era davvero invivibile, ma lo è tuttora. Stanno aprendo tante fabbriche in Siria, più di 2000, ma non ci sono ancora le case, non hanno ancora potuto ricostruire le case, perché c'è ancora una guerra, una guerra che viene portata avanti. Si pareva sul confessionalismo, sugli scontri tra le potenze, tra gli sciiti e gli sunniti, rappresentati dall'Iran rispettivamente e dall'Arabia Saudita. C'è tutta una serie di interessi che continuano a tenere un paese come la Siria in ginocchio, per cui la libertà,
quella per cui lottava Mohamed Bouazizi e per cui altri hanno lottato ingenuamente all'inizio, ma che poi è stata strumentalizzata dalle potenze occidentali, è passata da lì, è passata da qui. Siamo sempre ad Aleppo. Sono video di pochi secondi, ma potrei fare un video senza soluzioni di continuità passando per tutta la città, dove si sente davvero solo il rumore assordante del silenzio. Un silenzio che è una responsabilità nostra, che siamo stati a guardare, che abbiamo detto, ci siamo riempiti la bocca dell'aiutiamoli lì e poi non abbiamo fatto assolutamente nulla. Non per ricostruirlo, ma almeno per fermare una guerra che è alimentata non più dal desiderio di libertà per cui lottava Mohamed Bouazizi, ma solo per degli interessi con i destini dei siriani non c'entrano nulla. E poi da qui. La libertà è passata anche da qui. Ci diceva sempre in modo sarcastico, quasi cinico, Yoru, quel ragazzo che ci accompagna, che mi accompagna durante questi viaggi che ho modo di fare in Siria. Queste sono altre foto della città, ma non voglio dilungarmi. Ecco, le uniche persone che si vedono sono quelle che vanno a cercare tra le macerie i propri morti, ed è l'unico rumore che si sente. Però appunto non vorrei dilungarmi, ho già perso molto tempo nel descrivere, questo non era il tema, era solo per veramente per darvi un'idea di come a volte i paesi che poi riversano in Europa, in Occidente, in Italia, in Germania, eccetera, eccetera, le persone, gli sfollati, i profughi che cercano qui una salvezza, è perché davvero nei paesi di origine non hanno la possibilità di vivere. Autenticamente di vivere. E tanti bambini, cosa vuoi fare da grande? Una domanda che io ho fatto ad alcuni bambini che mi hanno risposto: da grande io vorrei fare il bambino, da grande vorrei giocare, perché fino adesso io non l'ho ancora fatto. Ho incontrato un bambino in particolare di 9 anni che stava, mi hanno raccontato, l'hanno strappato per un pelo, ma stava giocando al Blue Whale, di cui si è parlato in Italia, di questo gioco che ti istiga al suicidio. Voleva farlo questo. Cioè, un bambino non ha in mente il suicidio. Un bambino che cosa ha in mente? Di andare a stare con i genitori. Ecco, lui voleva suicidarsi, voleva togliersi la vita per andare a raggiungere i genitori che l'avevano abbandonato perché erano stati uccisi dalle bombe. Però appunto vorrei chiudere davvero raccontandovi quello che storie di persone che ho incontrato e che mi hanno fatto sentire davvero vicino a loro, come vicino a loro, a tutti coloro che hanno una storia diversa da me, ma che mi hanno segnato, che mi hanno segnato e mi hanno insegnato tanto. Uno di questi è Aziz, un ragazzo, un pasticcere che aveva, che adesso è un pasticcere, ma durante la guerra aveva perso il lavoro, non poteva sposarsi, voleva sposarsi ma non poteva perché non aveva i soldi. Allora in qualche modo siamo riusciti attraverso un progetto sociale con la parrocchia di Aleppo a metterlo nelle condizioni di aprire una pasticceria, gli ha fatto un piccolo prestito per permettergli di lavorare, perché sì, è vero, in questi anni in Siria un panino, una bottiglia d'acqua si rimediava in qualche modo, c'era l'UNHCR, c'erano altre ONG che i beni di prima necessità riuscivano a distribuirlo bene o male a tutto, ma con un panino, una bottiglia d'acqua puoi sopravvivere, è vero, ma non vivi. Per vivere c'è bisogno di un lavoro, di una dignità, di una casa, di un'educazione, ed è per questo che l'abbiamo messo nelle condizioni di poter lavorare. E adesso è lì, è quel ragazzo che vedete sulla destra che vi sta mostrando questo vassoio di biscotti che ha fatto lui. È incredibile, perché poi nel momento in cui ha iniziato a lavorare è riuscito a sposarsi e ha fatto un figlio, che sembra una cosa normalissima oggi qui, beh, neanche tanto, però insomma concettualmente uno ci può arrivare, ma là è difficile, ci raccontava che la gente non fa più figli perché diventa tutto questo contesto di guerra, di morte, per cui fare un figlio è diventato un ostacolo, perché parliamoci chiaro, uno può avere anche tanti problemi economici, ma uno si apre alla vita quando è felice, quando ha una speranza per la vita, allora può mettere al mondo una persona con speranza,
perché tanta gente che ho conosciuto diceva: io non voglio mettere più al mondo nessuno che sia infelice come me, perché non voglio destinargli lo stesso destino che io. Ma questa sarà l'ultima storia che vi racconterò, o quello che mi ha o l'incontro straordinario con Judy e sua madre. Judy, questa ragazza che vedete sul letto di ospedale, una ragazza che è stata, che mentre giocava con le sue amiche nel cortile, è stata colpita da una scheggia di un mortaio che è schizzata a pochi passi da dove il mortaio era esploso. Noi andiamo a trovarla con quel frate che è stato ospite qui più volte, padre Ibrahim al-Sabag, e andiamo da sua madre. Vedete, la madre è vero, è musulmana. Io purtroppo ormai non essere riuscito a fotografare quel letto, con sopra c'era un'icona della Madonna, perché era un ospedale cattolico che accoglieva i feriti di guerra. Quella bambina ovviamente non parla più, io l'ho cercata più volte, sono andata a cercarla. L'altra volta che sono andato in Siria, sono andato in ospedale, mentre l'avevano mandata a casa perché non c'era più niente da fare. La bambina che vive in uno stato vegetativo, e probabilmente vivrà per parecchio tempo in uno stato vegetativo, nel senso che i danni al cervello sono talmente grandi che le impediranno di vivere una vita normale. E davanti a quella donna, quella madre, noi stiamo zitti, non riusciamo a dire nulla, perché cosa si può dire a una madre che ha perso una figlia in questo modo? Il padre era disperso in guerra. Nulla, semplicemente stiamo in silenzio con lei, la abbracciamo, e a un certo punto padre Ibrahim mi chiede se possiamo dire con lei un Ave Maria, cioè se possiamo dire non con lei, ma possiamo dire davanti a lei un Ave Maria, cioè ognuno dica una, se ognuno può pregare nella lingua e attraverso la religione che conosce. Lei commossa ci abbraccia. E poi ho scoperto che questa signora è diventata amica poi di madre Ibrahim e degli altri che sono lì ad Aleppo. Io uscendo da quella stanza di ospedale ho pensato proprio questa cosa qua, cioè che ci hanno raccontato tanti in questi anni che c'è uno scontro di civiltà tra noi e loro, tra i cristiani e i musulmani. Qualcuno ha invocato ancora le crociate contro chi stava perseguitando o stava discriminando le popolazioni del Medio Oriente. E dicevo: sì, ci hanno raccontato tantissime di queste cose, ma è talmente vero quello che è successo, è talmente vero che sono i gesti dei piccoli che possono cambiare la storia. Cioè un incontro tra una madre con un dramma e noi che l'abbiamo semplicemente abbracciata e siamo stati vicino. Ecco, io ho capito davvero che cosa può cambiare il Medio Oriente, e che ha dato il titolo un po' alla presentazione di questa sera, ma quello che può cambiare il Medio Oriente è quello che può cambiare il cuore delle persone, di una persona come la mamma di Judy, che è rimasta colpita da un gesto di affetto, da uno che dice: ti voglio bene, ti sono compagno in questo dramma. E lì ho capito che davvero i militari in Siria, in Medio Oriente, ma come dappertutto, potranno solo vincere la guerra. Pensavo: costruire la pace è un'altra cosa. La pace si costruisce giorno per giorno, un lavoro lento, costante, quotidiano, di incontro all'altro, ma un incontro che è favorito da quel terreno comune che è il cuore dell'uomo, il cuore che è il desiderio di essere voluti bene. Come quella madre che ha visto una persona che le ha voluto bene e non l'ha più mollata. Ed è quello che forse è accaduto in modo ancora più vivo e più drammatico, sicuramente, alla mamma di questi due bambini, che quando sono morti erano 1, 7 e 4 anni. La foto è un po' sgranata, me l'aveva inviata sua mamma tramite WhatsApp, per cui ha una risoluzione un po' bassa. Stefano e Giorgio, anche loro sono morti, stavano anche loro giocando sul balcone di casa loro, e un missile è arrivato e ha distrutto il balcone e li ha mandati in pezzi. E noi incontriamo qualche mese dopo, un anno dopo, la madre che ci racconta cosa è successo, ci racconta anche con un po' di, dicendo quanto ero ingenua, ci aveva raccontato che durante il funerale aveva provato ad aprire la piccola bara bianca per dare un bacio, l'ultimo bacio ai suoi bambini, urlava: io non ho ancora dato il bacio, ho dato l'ultimo bacio. La gente la fermava perché in quella bara non c'erano più bambini, c'erano i pezzi messi assieme dei bambini.
Ovviamente questo fatto la inquietisce, come potete immaginare. Ci ha raccontato che lei per mesi non era più uscita di casa, non voleva più vedere nessuno, tanto che tempo dopo, quando rimane incinta, decide appunto di abortire, perché per quello che vi dicevo prima, perché non voleva più mettere al mondo, invece mi diceva, io non volevo più mettere al mondo nessuno che qualcun altro potesse portarmi via, con una bomba, con la guerra, con quello che volete, ma soprattutto io ero infelice, non avevo nessuna speranza nella vita, perché cosa potevo dare a un figlio? Niente, per cui voleva abortire. Fino a quando accade qualcosa di semplicissimo, ma di miracoloso, incontra delle persone che le vogliono bene, cominciano ad andare a bere il tè con lei ogni pomeriggio, stanno assieme, chiacchierano più di meno. Lei ci ha detto, io non so che cosa è successo, non me lo so spiegare, io però so che c'è solo una cosa, che quando stavo con loro, in quei mesi lì, stando con loro, mi era cominciato a sorgere il desiderio di poter perdonare chi mi aveva ucciso i bambini. Non so come era successo, ma attraverso i loro occhi io avevo la percezione di poter continuare a sperare. Tanto che dice, io poi alla fine ho perdonato chi mi ha ucciso i bambini. E soprattutto ha detto, ho trovato la forza di far nascere la creatura che mi stava crescendo nel grembo. E quando ce la mostra, ce la fa vedere, si era svegliato quel pomeriggio dal sonno, e gli chiediamo, ma come hai deciso di chiamarlo alla fine, tuo figlio? E lei mi risponde, alla fine ho deciso di chiamarlo Angelo, perché quando pensavo di aver perso tutto, ecco che il Signore, nella sua grandissima misericordia, mi ha mandato un angelo dal cielo a farmi compagnia. Ecco, io pensavo, storie come queste sono davvero piene, in questi anni di guerra davvero sono successe cose terribili, ma anche straordinariamente belle, terribili, ma drammatiche, ma assolutamente, assolutamente belle. E dicevo, e pensavo, vedete, è proprio da qui che si può cominciare a ricostruire, cioè nell'incontro con l'altro. Non mi sono dato nessuna alternativa, che è un incontro che ti permette, cioè, perché il cuore dell'altro è proprio lo stesso tuo, e non c'è un'alternativa. Io ad oggi davvero non vedo un'alternativa, è l'incontro, è quella cosa, il cuore è quella cosa che mi permette di andare incontro a chiunque, sentirlo compagno, fratello nel cammino. È quello che in qualche modo è accaduto ormai 800 anni fa, lo ricordo perché l'anno prossimo è un anniversario, stiamo preparando una grande mostra che verrà allestita a Rimini l'anno prossimo, incontro tra San Francesco e il nipote del Saladino, il sultano Malik el Kamil, due personalità straordinarie che si incontrano ad Amiette in Egitto, non si sa che cosa si siano detti, ci sono varie ipotesi, ma non è tanto importante. È importante il fatto che San Francesco va dal sultano armato solo di un saio e non di una spada. Il sultano si stupisce, vede il primo cristiano senza la spada, e quell'incontro che avviene alla fine della quarta crociata darà risultati molto più grandi di tutte le crociate che sono state combattute negli anni precedenti. Ad Amiette, il cuore di due persone si incontra e segna un cambio di metodo radicale nella storia dell'umanità, perché è il primo vero incontro tra l'Islam e il cristianesimo, tra un cristiano e un musulmano. Io non lo so se l'Islam e il cristianesimo possono dialogare, non lo so, però io sono convinto di poter dire che non posso non dialogare con un miliardo di credenti nell'Islam, con milioni di ebrei, di induisti, di quello che volete. Non posso non dialogare con chi ogni giorno è qui in Italia, che è italiano, che ha una cultura, un'origine che è diversa dalla mia, ma so che ultimamente e alla fine quello, il desiderio di Mohammed Ghazi, il desiderio di Giulio, il desiderio di Aziz è identico, ed è per questo che io sono grato a loro che ci hanno provato la loro esperienza nella mostra, grato di aver contribuito a realizzarla, perché questo ha segnato una prospettiva da cui io non posso tornare indietro. Come nel 1219 la storia dell'umanità non può fare a meno di quell'incontro, di considerare quell'incontro, così non posso fare a meno di quello che è stato l'incontro con questi ragazzi, con i ragazzi che ho incontrato insieme, che mi hanno aiutato a capire molte cose,
e che davvero è stata una ricchezza inaspettata per la mia vita enorme, per cui questo non è solo il mio lavoro, ma è anche un'esperienza personale che io credo mi porterò dietro per tutta la vita. E vi ringrazio, forse ho parlato troppo, ma mi faccio prendere. Grazie. Ciao, io mi chiamo Nea, ho origine egiziana, sono di origine egiziana, sono arrivata qua quando avevo un anno, precisamente il 25 dicembre del 99, è una data dove i miei genitori, soprattutto il giorno di Natale, mi piace raccontare questa storia, ormai sono passati più di 18 anni, cioè 19 anni ormai, ogni anno la mattina dobbiamo sentirci la loro storia. E, perché mia mamma è arrivata qui per la prima volta e nevicava, le strade erano vuote, non c'era né una macchina né una persona che camminava per sbaglio. Si gira verso mio padre e dice: ma dove siamo? Cioè, dove mi hai portato? E da lì nasce, diciamo, questo percorso accompagnato sempre dalla parola amicizia. Diversi tipi di amicizie abbiamo incontrato io e la mia famiglia. La prima amicizia è stata appunto da parte dei miei, cioè mio padre oramai era italiano, lo sapeva già, ma l'amicizia che ha incontrato mia mamma è stata quella con alcune donne che venivano nell'oratorio dove vicino a casa mia per insegnargli l'italiano. E non era semplicemente quell'oretta che queste donne italiane dedicavano a mia mamma e a quelle come lei, dove gli insegnavano semplicemente a parlare e a scrivere, ma era un qualcosa di più, perché poi abbiamo iniziato a fare le vacanzine con loro, ad andare in montagna, ad essere l'unica famiglia musulmana insieme a, possiamo dire, una ventina di famiglie italiane, quindi il fatto che non ci facevano sentire fuori luogo. Anche perché semplicemente avevamo delle preghiere diverse, anzi molte volte si fermavano e ci dicevano: ok, noi abbiamo pregato, tocca a voi adesso. E questa è la prima forma di amicizia che ho incontrato nella mia vita insieme ai miei genitori. Poi ci sono state un altro tipo di amicizia, sempre molto simile, che è stata la realtà di Porto Franco. A Milano e dintorni ce ne sono tanti, ci sono diversi posti dove si sviluppa questa cosa e sono dei centri di aiuto allo studio per ragazzi delle superiori, dove entri e puoi chiedere la tua ora di matematica piuttosto che la tua ora di storia o di fisica. Ma questo è superficialmente, è un qualcosa in più. Ancora un'altra volta mi sono incontrata, cioè ho avuto modo di incontrare un'altra forma di amicizia. L'amicizia che non si sofferma soltanto sull'insegnamento di qualcosa, ma su il capire la persona, il capire quanto vale la persona. In qualsiasi occasione, sia in occasioni di successo, ma anche in occasioni di fallimento. Io per esempio avevo iniziato il liceo scientifico e dopo 2 anni mi sono resa conto che il liceo scientifico non faceva per me. E infatti mi sono presa la batosta e sono stata bocciata. In quel momento, appena sono entrata a Porto Franco, non mi è stata detta neanche una parola. Il primo gesto che mi è stato fatto è stato un abbraccio. Quell'abbraccio è stato molto, per me, ha contato molto di più di 1000 parole o di 1000 pacche o di "oh mia, non ti preoccupare". È stato un modo per dire: noi siamo vicino a te. Ed è stato qualcosa di ancora, diciamo, superiore a qualsiasi parola mi si poteva dire in quel momento. E un'altra amicizia che ho incontrato sempre a Porto Franco, che poi mi ha portato a sviluppare ora all'università, è stato appunto incontrare questi ragazzi che venivano ad aiutare me o ragazzi come me che avevano bisogno nelle materie, e tutti questi ragazzi venivano dalla Cattolica a Milano. E io dicevo: boh, cos'è che ha questa Cattolica di così particolare, che tutti vengono, tutti fanno economia in Cattolica? Sono andata a vedere l'Open Day e ho detto: ah,
forse sto cercando, sto capendo. E infatti adesso io faccio il secondo anno della Cattolica in economia e devo dire che è davvero fantastica, ho incontrato persone fantastiche e sempre grazie a Porto Franco poi ho conosciuto quest'altra piccola realtà che sono Luna e altri ragazzi della mostra. Io sono finita un po' in questa mostra un po' per caso, ero lì che studiavo a Porto Franco per gli affari miei, è arrivato questo ragazzo che lavora lì, mi ha guardato un po', ne hai un po' rotto le scale, sei sempre là a studiare, vieni che ti facciamo fare qualcosa di diverso. E mi hanno intervistato, mi hanno fatto tantissime domande su tutto, che io ero rimasta lì, no, aspettate un attimo, non so come reagire. E dopo un po' di mesi io mi ero dimenticata di questa intervista, mi sono detto, oh, ma c'è la tua foto al meeting di Rimini, vieni a vedere, guarda cosa, quanto successo è stato fatto grazie a questa mostra. Sono andata a vedere e ho detto, wow, cioè, non mi aspettavo che la mia voce o che la mia esperienza potesse contare o potesse comunque essere di ispirazione o potesse finire su un pannello. Per me era qualcosa che non contava, invece mi è stato dato questo valore, un valore molto grande. Dopo un anno adesso anch'io faccio parte di, sono un po' la new entry, l'ultima arrivata che sta ancora capendo, infatti questo qua è il mio primo viaggio con loro. E questa è la prima volta che vi posso dire, è un'amicizia diversa da quelle che ho incontrato. Io sono stata 7 anni tra l'asilo elementare, avevo solo un'amica, ed era la mia amica italiana. Ci chiamavano Ringo, perché io nera, lei bianca, e andavamo in giro solo insieme. Il Ringo si mangia solo la parte bianca e poi la parte nera. E ora mi trovo invece ad avere altri amici, oltre ad essere, cioè, questi nuovi italiani, che dico, sì, anch'io faccio parte di loro, ma cosa significa? E l'ho scoperto facendo una settimana a Milano, dove abbiamo esposto la mostra e dove sono venute molte scuole. E abbiamo scoperto, cioè, non è che abbiamo scoperto, ci siamo domandati molto cosa significa essere italiani, sia per noi, con doppia cittadinanza, ma sia per gli italiani stessi che, nati e cresciuti qua, hanno sempre avuto tutto per scontato, non si sono mai soffermati a chiedersi ma cosa significa tutto quello che io ho, cosa significa vivere in Italia. E non c'è stata, non mi è mai stata data una risposta. E questo forse è una risposta, nel senso che non ho avuto cioè non c'è un'affermazione alla mia domanda che cosa significa essere italiani, ma è una ricerca, proprio il fatto di continuare a vivere in questo paese, a continuare a studiare in questo paese, a contribuire in questo paese, mi arriverò prima o poi a una, diciamo, un'affermazione che posso dire, ok, questa è la risposta per me, e dove posso dire, ok, essere italiani significa questo. E oltre a questo, diciamo, alla mostra ho scoperto quanto è difficile il lavoro di esporsi, di spiegare, di raccontare di sé. È stato un po' oltre all'intervista che ho fatto per la mostra, è stata la prima volta dove davanti a persone che non conosco raccontare di me, e mi sono resa conto di quanto non solo complesso, ma anche il fatto di cercare di trasportare la persona che io ho davanti nella mia esperienza, di fargli mettere un po' le mie scarpe e dirgli, ok, io ho fatto questo percorso di vita. E questo magari ti può aiutare a vivere la tua vita anche in modo migliore, cioè a valorizzare qualsiasi cosa che, per esempio, io ho fatto sacrifici per averla, ma la persona che sta davanti a me ha avuto, ce l'ha avuta scontata, magari inizia a valorizzarla di più. E io facevo sempre l'esempio del Duomo a Milano. Io ho il Duomo a Milano, lo vedo tutti i giorni perché ci passo tutti i giorni. Non l'ho mai guardato con particolare attenzione o valorizzato in particolar modo, però mi sono resa conto invece di quanto è fantastico quando sono arrivati i miei compagni dal sud Italia, e ogni volta che avevamo un momento libero ci dicevano andiamo a vedere il Duomo. Io gli dicevo, sì, ma cosa ci vedete di così
bello, cioè una cattedrale come tutte le altre. Loro mi dicevano no, non è come tutte le altre, c'è proprio la bellezza della piazza, i negozi, l'immensità, tutta la complessità della struttura, tutto questo ci affascina. Vedendo loro stare lì fermi immobili a fissare per 10 minuti questo Duomo, mi ha reso, diciamo, consapevole di quanto sia bella Milano. E questo qui, diciamo, un paragone che io faccio per dire la stessa cosa vale per il concetto di italianità, il concetto di vivere in questo paese, di capire che cosa ti offre questo paese e di sfruttarlo. E non so come concludere. Cioè, mi piacerebbe di nuovo soffermarmi sulla parola amicizia. Qui in Italia ne ho trovate tanti tipi di amicizia, come ho detto, quella che è partita dai miei genitori, ma anche io con i miei compagni o con questi nuovi ragazzi. Sto scoprendo la mia di personalità, sto capendo che cosa mi spinge a continuare a studiare o a continuare a vivere in questo paese. E devo dire che proprio, cioè, gli italiani hanno questa cosa di essere, diciamo, molto caritativi, nel senso che aiutare il prossimo è una cosa che mi è stata, diciamo, insegnata dai miei genitori, ma penso che anche loro l'abbiano imparata vivendo in questo paese, perché mia mamma me l'ha sempre detto, non è stato scontato per me che delle donne venissero dall'altra parte, dall'altra parte di Milano a casa mia per insegnare a me l'italiano. Loro che cosa, non hanno nessun profitto. E questa cosa qui ha reso, diciamo, mia mamma consapevole di questo tipo di amicizia e ha cercato comunque di tramandarla a noi figli. Infatti, quello che io cerco sempre di fare è un po' di... Ho ricevuto tanto aiuto durante la mia vita, cerco nel mio piccolo anche io di contribuire, magari sono ritornata appunto a Portofranco, dove per 5 anni sono stata aiutata, adesso è il mio secondo anno di volontariato, dove mi metto lì, io studiando diritto e economia, aiuto i ragazzi in queste due materie e mi metto in gioco, cerco di spiegare a questo ragazzino che mi apre il libro e mi dice voglio studiare questa materia o voglio fare un capitolo intero in un'ora. Io sono lì un po', no, ok, forse non riusciamo a finirlo tutto, però ci proviamo, impostiamo lo studio. Tutte queste cose qui, diciamo, ti insegnano, ti danno, diciamo, una base per un tuo futuro. Infatti mi sto molto riscoprendo nell'insegnamento, perché mi sono resa conto che mi piace tantissimo e infatti ci sto pensando dopo economia magari a continuare la carriera dell'insegnamento. E questo mi è stato appunto reso possibile da tutte le esperienze che ho avuto nella mia vita, positive e negative, perché comunque sono state anche quelle negative, come appunto essere stata bocciata, non lo vedo più come un lato negativo di me, anzi un qualcosa che mi ha ridato la forza di rialzarmi, di recuperare l'anno e di superare questa cosa grazie all'aiuto che ho ricevuto. E vi ringrazio tanto. Grazie a te. Allora, ciao, ciao, buonasera a tutti, perdonate, sono un po' informale. Io mi chiamo Luna. Anche se non è il mio vero nome, cioè sulla carta d'identità mi chiamo Lubna, ma è per una storia particolare, nel senso che mio padre avrebbe voluto chiamarmi Luna, ma sono nata in Marocco e non si potevano dare cognomi, forse è ancora così, non si potevano dare nomi non musulmani, e Luna era palesemente un nome occidentale, quindi all'anagrafe mi dissero di no e lui mi mise una B, risolto il problema, poi mi ha sempre presentato come Luna. Io sono frutto di un grande sogno, che era il sogno di mio padre di poter crescere i suoi fratelli e al contempo passare questo sogno a me. Mio padre
lascia il Marocco quando, quando lui aveva 17 anni, perché perde suo padre. Si ritrova con 7 fratelli da sfamare, un piccolo pezzettino di terra in cui coltivavano, e capisce che non è abbastanza. Mio padre era uno che desiderava tanto ed era disposto anche a sacrificare tanto. Per cui lui parte senza dire niente a nessuno, alla madre, a nessuno. Parte, e all'epoca non c'erano questi problemi, per cui arriva a Tangeri, che è l'ultima città del Marocco sullo stretto di Gibilterra, paga un traghettista di merci, cioè un traghetto merci, fa 2 ore di traghetto ed è dall'altra parte. Lì inizia la sua storia. La sua storia è una storia di ricerca in varie città. Di queste città si ferma a Parma, dopo diverse sfortune incontrate, anche un po' zoppicante, e a Parma incontra una signora per caso, una signora abbastanza anziana, che si ferma, gli chiede come si chiama e gli chiede la sua storia. E mio padre, nei 10 anni in cui era stato tra la Spagna e l'Italia, non gli era mai accaduto che qualcuno si fermasse a chiedergli come si chiamava. E mio padre diceva: mi chiamo Ahmed. Immaginatevi l'Italia di metà anni 70, dire ti chiami Ahmed, una signora anziana che dice scusa? E mio padre dice: vengo dal Marocco. E lei dice: ma io pensavo che i bambini si chiamassero Mustafa. E lui dice: chiamami Mustafa. Quindi mio padre rimane per 30 anni Mustafa per tutti. E nel 98, primi mesi del 98, io arrivo in Italia, nato in Marocco, e cresco in un paesino dell'Appennino tosco-emiliano, nei dintorni di Parma, ed ero l'unica marocchina e l'unica che era sotto i 40 anni. Cioè io abbassavo la media di... c'era l'età media, era dei 70, ma perché l'abbassavo io. E non avevo problemi, cioè io le prime parole che ho detto in italiano sono state in dialetto parmigiano, non avevo problemi, mi sentivo a casa. Iniziano le scuole, ed erano gli anni 2000, per cui la Lega, c'era lo slogan leghista classico del vengono qua a rubarci il lavoro, le donne, gli spazi, eccetera, eccetera. E questo bambino al parco giochi mi dice: tuo babbo ha rubato il lavoro al mio. E io dico: no, guarda, mio babbo fa il commerciante, non credo. Ma quella domanda lì, nella sua semplicità, ha aperto una grande domanda per me. Perché per la prima volta mi scontravo effettivamente con l'opinione che non era casa mia. Questo in me aveva fatto nascere una domanda, cioè io, dov'è casa? Perché io andavo giù in Marocco l'estate, mi sentivo in vacanza, detta come va detta, ero la bambina vestita meglio del quartiere, cioè quella sempre tutta pulita, quella che faceva fatica a parlare in marocchino. Addirittura mi ricordo mia mamma, che noi salivamo in taxi, tutto il mondo in paese, e si sentiva il mio accento italiano, per cui mia madre mi diceva: non parlare assolutamente. Perché se avessero sentito l'accento italiano avrebbero alzato il prezzo, perché cioè, chi viene dall'Italia, chi viene dall'Europa, se la passa meglio. Quindi in Marocco non mi sentivo a casa. C'ero nata, non c'ero cresciuta, non sapevo nulla. In Italia c'ero cresciuta, non c'ero nata, non avevo avuto i nonni che avevano fatto la Seconda Guerra Mondiale, non potevo dire che fosse mia, no? E allora attendevo la cittadinanza. Pensavo che quel foglio di carta sistemasse tutto, no? A 12 anni prendo la cittadinanza con mia mamma e quel foglio di carta non ha sistemato niente. Cioè, il giorno dopo si diventa cittadini italiani dopo il giuramento, il giorno dopo alla stessa ora, io aspetto il giorno dopo alla stessa ora, non è successo niente. Per cui ero messa di fronte a questa cosa e che stava iniziando a farmi sentire anche inferiore rispetto agli altri, no? Poco certa, poco sicura, no? di avere una casa, di avere un luogo, di avere un'identità. E mio padre questa cosa la notò e mi chiese quale fosse il problema. E io gli dissi: babbo, cioè io non mi sento nessuno.
se non hai una casa, non hai un'identità, non hai un luogo in cui riposare, sei sempre un ospite, sei sempre qualcuno di passato, sia di qua che di là. E mio padre mi disse: guarda, io non ho la risposta, perché io sono un marocchino che si è innamorato dell'Italia, però ti posso aiutare. E mi portò negli anni seguenti in giro per il Marocco e per l'Italia, in giro per tutte le città che per lui sono state fondamentali e importanti nella sua crescita. E piano piano qualcosa stava iniziando a cambiare. Io sentivo di conquistare quei luoghi, non inteso come un colonialismo, ma proprio come costruirci dei ricordi, esserci legati affettivamente. E improvvisamente io cercavo una casa, ne avevo trovate due, cioè mi sentivo a casa là, mi sentivo a casa qua, no? Ed ero felicissima di questa cosa, cioè mi sembrava di aver trovato la chiave dell'integrazione, del dialogo, del vogliamoci tutti bene. E ho rotto le scarpe a quel povero uomo di mio babbo e gli ho detto: babbo, dobbiamo andare in giro, dobbiamo raccontarlo a tutti, no? E allora giriamo tra le feste multiculturali, mia mamma poverina si doveva fare le teglie per 200 persone di couscous perché a pancia piena si parla meglio, e mio babbo che mi accompagnava, io che raccontavo di questa cosa, raccontavo dell'Islam, di quanto fosse bello il dialogo, di quanto fosse possibile. Tre, ormai 4 anni fa, il 20 febbraio del 2015, è per me uno spartiacque, qualcosa che proprio ho fisso a fuoco nella testa. Il 20 febbraio del 2015 mio padre muore. Muore in Marocco all'improvviso. Io ricevo una telefonata il giovedì e mi informano del fatto che lui stava male, ci parlo per l'ultima volta. E il venerdì, tra l'altro era un venerdì abbastanza strano, mi ricordo, perché c'era il sole, era febbraio ma c'era il sole, faceva caldissimo. Io decido di restare a casa da scuola. Alle 8:30 il telefono squilla ed è col prefisso del Marocco. Io rispondo e vengo gentilmente informata, lo dico in modo molto ironico perché mi è stato detto con una freddezza che mi ha spiazzato, che mio padre era morto, e di dirlo a mia mamma. Di fronte a questa cosa, tutto ciò che mi aveva insegnato, tutto il bene che io avevo incontrato nella vita, tutta la bellezza che avevo trovato nel parlare con gli altri, nel mettermi a nudo di fronte agli altri, nell'essere orgogliosa di ciò che ero, si è sgretolata. Si è sgretolata perché io avevo combattuto per tutta la vita contro la sfiga di essere marocchina, perché mi sembrava una sfiga, perché dovevi faticare più degli altri, dovevi dimostrare più degli altri, perché se una cartaccia la buttavi tu, era peggio, capito? E all'improvviso era tornato ad essere una sfiga. Era una sfiga perché mio padre era morto a 3.000 km di distanza da me. E questa cosa era accaduta solo perché io ero marocchina. Perché sennò mio padre probabilmente sarebbe morto comunque, però se fosse stato in Italia sarebbe morto vicino a me. Io avrei potuto vederlo. Avrei potuto anche solo portargli dei fiori al cimitero. Cosa che non posso fare liberamente. Per cui questa grande rabbia nei confronti della mia persona, del destino che mi era stato riservato, ha distrutto e cancellato tutto quello che io avevo imparato. Qualche mese più tardi mia madre si ammalò di tumore e questa cosa fu proprio la mazzata definitiva, di fronte alla quale il mio desiderio di vivere era pari a zero. Semplicemente facevo passare le giornate aspettando che prima o poi la vita finisse. Ma è successo qualcosa all'improvviso. All'improvviso ho incontrato lo sguardo della mia preside, che mi guardava come se io fossi la fonte della ricchezza, come se io fossi la persona più bella e più brava di questo mondo. E io non mi guardavo così da mesi. E incuriosito da questo, io mi sono avvicinata, sono candidata a rappresentante di istituto, ho vinto, e lei mi invita a cena. Io vado a cena da lei, e sia lei che il suo marito continua a vedere questo, no?
cioè un guardarmi come se fossi la cosa più bella che ci fosse sulla faccia della terra. Ascoltare tutte le cavolate che io dicevo, tutte le polemiche che dicevo sulle macchinette, sull'intervallo che era poco, cioè che era corto, tutte queste cavolate, come se fossero la cosa più interessante di questo mondo, no? E io dicevo, cavolo, ma perché io non mi guardo più così? Perché avevo tagliato fuori un pezzo di me. Avevo deciso di chiudere il capitolo iniziale della mia vita, avevo deciso di segarmi le gambe a metà e dire io sono solo italiana. Sì, ok, sì, sono italiana, provaci se vuoi, ma il fatto è questo: non si sceglie chi si è, si scopre. Mio padre mi aveva aiutato a scoprirlo e io, per semplificare, per far sì che la vita fosse più leggera, avevo deciso di tagliare fuori e di decidere io chi ero. Ma regge poco. Nasce un rapporto d'amicizia con lei e mi parla della mostra dei migranti, la sfida dell'incontro. Mi dice, che ne dici se la portiamo a scuola? E io accetto, no? Cioè, marocchina, adesso che avevo accettato, riaccettato di essere marocchina, che potevo dire di no a una mostra sui migranti? Ovvio, la portiamo. Quello è stato la scintilla d'inizio per tutto quanto, perché porto la mostra, grazie alla mostra conosco il curatore che è Paolucci, conosco gli altri curatori che erano universitari di Bologna e rimango affascinata da questa posizione nei confronti della realtà, di gratitudine e di ricerca della bellezza in qualsiasi cosa, no? Anche nella sfiga. Vabbè, comunque cerco qualsiasi scusa per stare con loro, mi chiedono di partecipare alla mostra della nuova generazione, accetto, mi chiamano, mi dicono vieni al meeting a fare un caffè con un incontro, accetto. Non sapevo minimamente cosa fosse il meeting, era troppo tardi per chiedere spiegazioni su che cosa fosse il meeting, quindi con beata ignoranza, ma molta fiducia nel loro sguardo, nella posizione che vedevo in loro, parto. Quell'estate era l'estate del 2017 e la mia vita è radicalmente cambiata. Rimango folgorata da un ambiente in cui non è raro vedere quella posizione, non è raro vedere quello sguardo nei confronti dell'utilità, non è raro vedere persone che cercano la bellezza anche nella sfiga, no? E dico, cavolo, ma che bello! Cioè, che bello poter ipotizzare, poter immaginare di vivere così, no? Di affrontare la sfiga non solo perché è una sfiga, ma anche per qualcosa di più grande. Da quel momento lì io inizio a seguire queste persone. Queste persone sono esattamente l'opposto, storicamente l'opposto di me. Sono cattolici e io sono musulmana. E mi invitano agli esercizi del clou, che detta come va detta è un ritiro spirituale di cattolici, no? Io parto, dico a mia mamma, la mamma mi dice vai, se te la senti vai. Li guardo in pullman e dico, cavolo, ma che bello poter star così, no? Cioè, che bello dire la tua diversità, la tua persona è una ricchezza per me, al punto tale che io ti ascolto, ti aiuto, ti sto accanto, non per fare un favore a te, ma per imparare io, no? E li guardo e dico, ma perché stanno così? E ingenuamente, mi do una risposta secca e mi dico, perché loro sono cattolici. E suona il campanello della sfiga, no? E dico, cavolo, ma vedi, c'è la sfiga che sei musulmano. E lì si apre il dubbio. E da che mondo è mondo, per ogni fedele, nel momento in cui si apre il dubbio, ti tremano le gambe. Le metti in discussione tutta la tua vita. Chiudo definitivamente la domanda, vado agli esercizi. E Carron, che teneva gli esercizi, a un certo punto dice, parla della ferita, no? Cita l'articolo di questa giornalista, non ricordo come se fosse ieri, che dice che per anni e anni lei ha provato dallo psicologo, ha provato a prendere i psicofarmaci, ha provato tutte le cose di questo mondo, ma c'era una ferita che continuava a farle male. E quando lei ha accettato questa ferita, qualcosa nella posizione con la quale lei stava di fronte al mondo è cambiato, al punto tale che si dice lieta, no?
io di fronte a questa roba dicevo, cavolo, ma che roba bella, cioè che roba bella dire che non sei uno sfigato, ma dire, cavolo, che fortuna che hai, se tu ci stai davanti così come sei, nel fatto di essere marocchina, di essere musulmana, di essere donna, cioè sembra, ma ogni tanto è una sfiga anche quella dell'essere donna, almeno nel mondo da cui vengo io. E ti dici, una figata. Allora, rientrano te, chiamo mia mamma, che sapeva che ero questi esercizi, dico, no, mamma, cioè, scoppio in lacrime e dico, mamma, tu non capisci, cioè, io lo vedo, mia mamma, quella santa donna, invece di chiamare un bravo psichiatra, capisce quello che dico. A chilometri di distanza lei capisce e comprende quello che dico e mi dice una roba che io non mi dimenticherò mai per il resto della mia vita. Mi dice, più andrai avanti, più sarà così. Guarda in ciò che ti è successo. Quante volte hai pensato e immaginato che la strada fosse finita e invece c'è sempre stato un oltre. E sta cosa, ripensando alla mia vita, cavolo, mi ha fatto tremare le gambe, no? Cioè, mi ha fatto proprio dire, cavolo, ma è vero. È assurdo. Nel rileggere la mia vita, cioè nel fare ciò che mi aveva chiesto mia mamma, mi ricordo di una roba che mi disse mia nonna in Marocco. Donna che ha imparato a leggere e scrivere 5 anni fa, per cui lei la fede ce l'ha, perché l'ha imparata a memoria, perché l'ha conosciuta attraverso le storie degli altri, mai perché l'ha letto, no? Adesso sta iniziando a leggere il Corano. E lei, mi ricordo una discussione quando ero piccola in cui io dicevo, nonna, cioè, Dio non fa sempre il bene. E mia nonna mi diceva, no, Dio fa sempre il tuo bene. E io facevo l'elenco di cose oggettivamente brutte nel mondo, no? Dicevo, nonna, c'è questo, c'è questo, cioè, capito? C'è la guerra, c'è... Non puoi dire questo, no? E lei continuava a rispondere, imperterrita, Dio vuole solo il tuo bene, e Dio fa solo il tuo bene. Ecco, di fronte a una cosa del genere, di fronte a una donna che ha avuto, mia nonna ha avuto una storia che è impressionante, a livello proprio di dolore e di sfida, che a 60 anni, dopo tutto quello che ha vissuto, molto più che 60 anni, ti dice, no, Dio ha fatto solo il mio bene, non puoi fare altro che crederle. Ma non perché ti sta teorizzando, ma perché ti sta dicendo che per la sua esperienza Dio ha fatto solo il bene. E io in questo ho scelto di crederle. E ho riletto la mia vita sotto questa chiave. E allora io non ho scelto dove nascere, non ho scelto la mia religione e non ho scelto di attraversare il Mediterraneo e di venire in Italia. Sono tutte questioni che mi sono state date. E se io dico che Dio vuole il mio bene, allora nell'essere musulmana, nell'essere italo-marocchina e nell'essere donna c'è il mio bene. E c'è concretamente, c'è nell'aver incontrato la mostra, c'è nell'essere qui, c'è nel rendersi conto giorno dopo giorno che tutto ciò che ti accade è molto di più del semplice fatto così com'è. Che una persona ti guarda in una maniera diversa, ti abbraccia, come diceva Unia, e ti cambia la vita, no? Ieri sono stata a un incontro fuori Milano dove il titolo dell'incontro era solo chi è stato accolto sa accogliere. Io dicevo, cavolo, che bello, no? Una cosa bellissima. Ma che cos'è l'accoglienza? Per me l'accoglienza non è stato qualcuno che si è chinato a tendermi la mano, no? Non è stata una beneficenza fatta nei miei confronti. È stato qualcuno, non solo uno, ma tanti, che hanno deciso di fare un pezzettino di strada insieme a me, al mio fianco, nella diversità delle nostre persone, nel non censurare mai, anche quando io volevo censurare, la mia identità. E questo è accogliere. E si fa tra amici, si fa tra moglie e marito, si fa tra genitori e figli, si fa sempre, no? E questa cosa mi ha sorpreso tantissimo in questo anno con la mostra. Cioè che tutte le domande che noi ci siamo posti nella nostra vita e che ci poniamo
tutte le sfide che noi stiamo affrontando, non è che le stiamo affrontando perché siamo nuove generazioni, perché siamo figli di immigrati, ma perché siamo esseri umani. E se sei leale con te stesso e sei di fronte alle cose così come sono, prima o poi ti chiedi chi sei, ti chiedi dov'è casa tua, ti chiedi cosa sogni, cosa desideri, a cosa aspiri. E non ti risponderai mai finché stai con gente che la pensa come te, perché è più comodo. Cioè io non avrei mai scoperto le cose che ho scoperto di me se fossi rimasto in Marocco, e perché sei in una comunità la pensa, tutti la pensano come te, perché domandarsi, perché chiederlo, perché dovrei far fatica, detto come va detto, no? Invece sei immerso in una comunità che è completamente l'opposto di te, che con certezza si identifica. E tu vorresti avere la stessa certezza. E tu le domande che si fanno agli altri te le fai anche tu. È per quello che io, l'Omnia, Maru, tutti i ragazzi delle nuove generazioni in Italia sono una sfida enorme. Perché svelano completamente le incertezze. Perché affermano con certezza chi sono di fronte a chi magari non se l'è chiesto per tutta la vita. Scusate, mi sono dilungato un casino anch'io, perdonatemi. C'è la possibilità di fare domande. Credo che ci siano tante cose da poter chiedere. Allora, Andrea. Io vorrei chiedervi innanzitutto questo. Nel racconto che avete fatto in un articolo che è uscito da poco sulla mostra che avete presentato a Milano, vi siete c'era racconto di alcuni incontri con persone che erano, diciamo così, disorientate di fronte ai temi della mostra o comunque anche ostili, no? In qualche caso, raccontate. E mi ha colpito proprio il fatto che queste persone nel dialogo, voi dicevate proprio ci fermavamo a dialogare con queste persone, e nel dialogo alla fine si arrivava sempre addirittura ad un abbraccio, ad una comprensione, a rendersi conto di quello che dicevi tu adesso, no? Cioè il fatto che siamo persone, che siamo uomini, che abbiamo un cuore uguale e che questo, dicevi prima, lo si scopre nell'incontro con l'altro e addirittura si fanno delle domande che uno non si è mai fatto, no? E potete raccontare magari di questo, perché è una cosa che mi colpisce in particolare proprio per il momento che sta vivendo anche il nostro paese, non solo il nostro paese, l'Europa, dove appunto ci viene sempre presentata una realtà che fa comodo ovviamente, in cui pare che non ci si possa più parlare, pare che una volta presa una posizione non ci si possa mai ritornare sopra e che i muri siano invalicabili. E laddove non ci sono dei muri bisogna costruire. Allora sì, noi abbiamo, citava prima l'Omnia, abbiamo tenuto la mostra delle nuove generazioni una settimana nel Palazzo della Camera di Commercio di Milano, e qui c'era un via vai di gente diversa, dalle scuole a chi passava per caso, a chi aveva un'opinione contrastante sul tema, ma era interessato a capire. La cosa che a me ha più sconvolto, non solo in quella settimana, ma in generale in tutto questo anno e mezzo di mostra, è stata proprio incontrare chi la pensava diversamente. Ho un sacco in mente tanti episodi di persone che arrivavano lì con una ideologia chiara e definita e netta. Quindi dicevano, no, assolutamente no, io non vi considero italiane, per quanto mi riguarda siete un peso, siete qualcosa in più prima di italiani, tutti gli slogan che volete. E io dicevo, io come Omnia, come tanti, io non sono qui a portare la bandiera degli extracomunitari a difendere tutti,
Io sono qui semplicemente a dire che il punto di tutto questo qua, di tutto questo discorso, è conoscersi, fine. Poi mi conosci, sarò una persona balorda, sarò una persona buona. L'importante è che tu mi conosci e successivamente, no, giudichi, proprio il contrario del pregiudizio. Quindi avevi di fronte questa gente che esprimeva un'idea netta, come questa signora al meeting di due anni fa, cioè di un anno fa, che diceva: guarda, bellissima la mostra, cioè avete fatto una roba proprio bella, no? Però io dell'Islam ho paura, mi informo, me leggo e dell'Islam ho paura, cioè io ho paura di uscire di casa. E io dicevo: signora, guardi, per me l'Islam è due punti, esprimo la mia esperienza, sì sì no, bellissima esperienza, guarda, a te ti voglio bene, ma io ho paura di uscire di casa. Le faccio: signora, ma io le faccio paura? No. E ma perché a me non li conosce? Degli altri 6 milioni di stranieri non li conosce. A me mi ha conosciuto, non le faccio più paura, no? Quindi abbiamo scoperto che il punto è sempre quello che diceva Mia, no? Cioè l'incontro. Incontrare qualcosa che non conosci. Di fronte a questo incontro, cioè di fronte a un fenomeno che si fa una persona in carne ed ossa di fronte a te, che risponde alle tue domande, che sta di fronte al tuo sguardo, che dice: hai dei dubbi, hai dei problemi, ne parliamo. Questa ideologia accade, ma perché è costruita su una non conoscenza. Penso di aver risposto. E mi credo sempre al periodo della mostra, perché è stato, diciamo, il mio primo impatto con appunto i ragazzi delle nuove generazioni, con la settimana a Milano. Allora certo ho iniziato con i gruppi a cui spiegavo la mostra a chiedergli questa domanda. Gli dicevo: ma secondo voi, io mi sono integrata in questo paese? Tutti mi guardavano, sentivano come parlavo bene l'italiano, dicevano: sì sì, sei integrata benissimo, l'italiano lo sai parlare benissimo. E io gli rispondevo subito: no, io non mi sono integrata in questo paese, io non mi sento assolutamente integrata, perché lì vedevo un po' gli sguardi delle persone e magari pensavano: oh mio Dio, quella nasconde una bomba nel turbante, oh mio Dio, questa ci odia tutti, non ce lo sta dicendo in questo momento. Vedevo un po' gli sguardi perplessi, però poi, diciamo, cercavo subito di rassicurarli dicendogli: chiedevo quando è che secondo voi ho imparato l'italiano, e mi dicevano: all'asilo. E io gli rispondevo: giusto, e voi quando è che l'avete imparato l'italiano? All'asilo. E dicevo: avete visto, vi siete risposti da soli, io ho fatto il vostro stesso percorso di vita, se io mi sono integrata in questo paese significa che anche voi avete seguito un percorso di integrazione. Ma un italiano si integra in Italia? No, cioè non è proprio così, cioè no. E quindi io ripeto, non ho diciamo seguito un processo di integrazione in Italia, perché le mie tappe di vita sono state le stesse identiche di quelle dei miei compagni italiani, e questo mettevo molto, cioè vedevo i loro sguardi dove all'inizio non erano molto convinti di quello che io dicevo, ma poi, diciamo, con il seguire della mostra vedevo che non era un fatto che volessi convincerli di una mia idea, perché non è assolutamente così, ma il mio obiettivo era quello di metterli in dubbio in tutto quello che noi dicevamo, nel fatto che noi siamo convinti che tutti gli stranieri devono venire in Italia ed integrarsi. No, non è così, perché ci sono diversi tipi di, secondo me, ci sono diversi tipi di stranieri come i miei genitori, loro si sono dovuti integrare, imparare che nell'alfabeto italiano c'è la P e la B, e dire basta e basta. Oddio, dire basta e basta non sono la stessa cosa. I miei genitori fino a qualche anno fa, per dire stasera abbiamo fatto la pasta, dicevano stasera abbiamo fatto la pasta, e lì ridavamo molto con i figli. E cioè, i miei genitori hanno affrontato un processo di integrazione, io, ripeto, non ho affrontato questo processo. E durante la mostra, soprattutto, diciamo, l'ultimo giorno è stato il giorno più divertente, perché è arrivato questo signore, io lo porterò sempre nel cuore, perché la sua, diciamo, ignoranza era simpatica, era innocente, si vedeva proprio come lui, non so per quale motivo sia capitato in quel posto, però, diciamo, mi ha lasciato un segno particolare, perché
Vi abbiamo fatto vedere, cioè, la mostra di divise in tappe, cioè prima l'introduzione, poi la scuola, la famiglia, i protagonisti, terrorismo e cittadinanza. Dopo che vi fece vedere, diciamo, un video del terrorismo, che diciamo che è l'argomento più, che anche per me è un po' più antipatico stare a spiegare, perché comunque è pesante. Dopo il video mi guarda e mi dice: ma perché non dite una bomba? E io dico: no, aspetta, cosa vuol dire? Mi fa: una bomba sopra i terroristi. Dico: no, i terroristi europei in realtà non si nascondono da nessuna parte, vivono nella nostra società. E lui mi fa: ma cerchiamoli e buttiamoli una bomba. Dico: no, guarda che sono persone italiane come te. Però lì pensavo stesse scherzando. La cosa un po' è iniziata a decelerare nella cittadinanza, quando anche questo è un altro argomento un po' tosto, perché lì chiediamo un po'. Diciamo, ribaltiamo la situazione, non siamo più noi che spieghiamo o che, diciamo, diamo delle informazioni, ma sono loro che dicono la propria opinione. Lì mi guarda, io, diciamo, la domanda è: ma vorreste approvare con gli Ussoli? Mi guarda e mi dice: ma se io vado in Egitto, me la danno la cittadinanza? E io mi guarda e faccio: ma cosa ti serve la cittadinanza egiziana? Non te ne faresti nulla. Lui mi fa: allora perché volete la cittadinanza italiana? Io, nel senso, a quella domanda sono rimasta un po' con più ridere: ma come? Cioè, io vivo, non sono nata in Italia, ma ci sono cresciuta. Io sento gli stessi sentimenti che sentono i miei amici italiani, sono italiana quanto loro. Perché non devo avere quel pezzo di carta? Che in realtà io non ho faticato per niente per avere quel pezzo di carta, perché io sono risultata all'anagrafe subito per diritto di sangue, perché mio padre invece, quello che ha faticato, aveva paura di uscire di casa, non perché aveva paura dei musulmani, ma perché aveva paura di prendersi una multa e rischiare di non prendere la cittadinanza. E io gli, cioè, dissi: guarda, sinceramente nel Novecento c'erano tantissimi italiani che andavano in Egitto e si sono proprio creati dei veri e propri quartieri italiani, scuole italiane, dove di arabo, di egiziano forse mangiavano solo qualche dolce. Ma di tutta la cultura egiziana ne sapevano molto poco, vivendo nel nostro paese. E lì, diciamo, ho visto il suo sguardo cambiare. Ha iniziato un po' a ragionare, non mi lanciava più quelle bombe, frasi molto, diciamo, da ignoranza, nel senso che frasi dette perché sentite al telegiornale, sentite tra, diciamo, sono le frasi che, come ripeteva prima Andrea, che si sentono, che diciamo tutti, ma, diciamo, frasi senza senso, perché non sappiamo neanche noi perché le diciamo. E poi ho lasciato il discorso a Luna, che si è divertita di più, dove è stato un continuo di queste battute. Però alla fine la cosa che ci ha colpito molto è stato l'abbraccio, cioè ci ha abbracciato a fine, prima di andarsene. Sì, perché gli ho detto che comunque se non ci voleva bene, io ti volevo bene. Allora lui è tornato dietro e ha detto: no, ma io ti voglio bene. No, l'ho abbracciato. E fatto che ci abbia ringraziato, magari non gli abbiamo neanche cambiato il suo parere, cioè la bomba sui terroristi in Occidente la vuole ancora buttare, però secondo me, diciamo, gli abbiamo lasciato un segno, gli abbiamo insegnato che in realtà non siamo tutti come quelli che ci descrivono, diciamo, nei media, che scrivono ovunque, che stuprano, che rubano. Cioè, siamo anche ragazzi di questo genere, ragazzi che noi ci stiamo ancora costruendo, ma abbiamo conosciuto avvocati, abbiamo conosciuto medici, mio fratello, per esempio, è diventato un ingegnere biomedico. E, cioè, siamo un'altra faccia della medaglia, e forse, cioè, spero di essere anche la parte bella, quella che riuscirà, diciamo, a dare un contributo in questa società. Grazie. Ci sono domande? Grazie.
se volete chiedere anche quanti cammelli ha Romney a casa, io direi. Non sarei qua a questo punto. Sì, però, cioè, a loro volta, il merito è stato di qualcun altro, nel senso che mio padre... Infatti c'è stato il dialogo, perché l'hanno permesso i vostri genitori di dialogare. Sì, ma al di là del dialogo c'è stato qualcosa che, sì, vero, anche il dialogo, però c'è stato qualcosa che all'improvviso ha spaccato la normalità. Cioè, mio padre pensava che fosse normale che la gente non ti parlasse, che ognuno camminasse per fatti suoi, all'improvviso qualcuno si è fermato. Cioè, questo spacca ciò che tu reputi sia normale, no? Cioè, il fatto che una persona, ma che è un gesto piccolissimo, cioè, non è che sta signora gli ha dato la vita. È stato umano, è stato umano, è stato umano. Esatto, cioè... Ma non era una pretesa di mio padre, cioè mio padre veniva già da un mondo in cui si faceva così, capito? Cioè non è che mio padre è arrivato in Italia e aveva la pretesa che qualcuno si fermasse a chiedergli il suo nome. Ma non è neanche la mia pretesa, cioè non è... Cioè non è il problema non è confidenza o meno, il problema è non giudicare una persona in base alla nazionalità che ha. Cioè è ancora, cioè non è che io devo essere amica di tutti, per intendercela, no? Per dirla ai soldoni, non me ne frega niente, semplicemente vorrei che la gente mi guardasse per la persona che sono, non per la nazionalità che porto. Nel senso di pregiudizi, no? Volevo dire, voi vi presentate normalmente, se mi viene una coperta dalla testa ai piedi, ma non solo con la testa coperta, tutto che non si vede niente, abbi pazienza, io un po' di dubbio ce l'ho. Perché con i tempi che corrono mi vengono i dubbi. Viene una con la testa coperta, che se ne frega, può avere il turbante perché non so, fa la chemio, può avere il turbante perché ha freddo la testa, però può avere il turbante perché è musulmano, non ne frega niente, però si fa vedere. Ma se mi viene uno in taballata e qualche dubbio mi viene. Posso fare una domanda? Posso? Il dubbio su cosa si costruisce? A volte anche sulle apparenze. No, ok, ma se io vengo da lei col velo, il dubbio su che cos'è? Ma, no, un momento, quei tempi che corrono, uno che mi viene come lei, col turbante, ma vedo la faccia, cioè... Ma quei tempi va che corrono... Va bene, non me ne frega niente come si vede, si vede, però se uno mi viene tutta coperta, è lo stesso discorso di uno che mi viene in casa mia o nel mio negozio col passamontagna, che è una cosa italiana, non è musulmano, oppure col casco integrale non se lo toglie, scusa, perché vieni coperto? Signora, viene il dubbio che non sai. Signora, mi deve far replicare, però, per favore. Mi deve far replicare. Quei tempi che corrono, purtroppo non abbiamo internet sul computer, se no le facciamo vedere la foto di Yusuf, che è stato citato da Andrea Veduto. Allora, Yusuf è stato uno dei ragazzi che un anno fa, il 3 giugno del 2017, si è fatto esplodere sul ponte di Londra, ha ucciso 8 persone, ok? Non aveva né la barba lunga, né le sembianze di un arabo, zero, anche perché la madre è italiana. Questo per dire cosa? C'è il meccanismo di difesa per il quale hai il velo o hai la faccia coperta, uguale ti farei esplodere,
non regge, per quello le chiedevo il dubbio su che cos'è. No, cioè se ho il velo, ho più possibilità di farmi esplodere di quattro. Ma non è questione di velo o non velo, perché io ti faccio l'esempio che se uno mi entra in casa o nel mio negozio col casco integrale, non dico il velo, col passamontagna, abbi pazienza, è un segno di rispetto, no, ti fai vedere. Sono due cose diverse, signora. Il casco e il passamontagna si levano, il velo non si toglie di fronte al pubblico. Sì, ma cioè, sono tanti esempi che però, mi stai... Adesso mi spieghi, perché se io vado in un paese arabo non posso andare vestita normale. Non è vero, coprire in certi paesi sì, magari sì, non in Egitto, non in Marocco, in Arabia Saudita sì. Ma signora, non puoi scendere. Signora, mi faccia spiegare la regola, scongiuro. Allora, innanzitutto non ha di fronte a sé gente saudita. In generale non esistono immigrati in Italia sauditi, perché i sauditi le assicuro che stanno a casa loro e stanno benissimo dove sono. Ma al di là di questo, perché cioè stanno a Dio i sauditi, non è che hanno bisogno di venire in Italia. Ma al di là di questo, cioè non capisco questo ragionamento, che è un ragionamento fatto sulla teoria. Nel senso che se lei veramente provasse ad andare in uno dei paesi del Maghreb, le assicuro che nessuno la costringerebbe a mettere il velo. Addirittura io 2 settimane fa ho portato giù tre ragazzi italiani da 40 generazioni, di cui 2 uomini e di cui una ragazza di 20 anni, che insieme a me sono entrati nella 3ª moschea più grande al mondo dopo la Mecca e la Medina, e non gli è stato richiesto alla ragazza di mettersi il velo. Scusa un attimo, ti posso dire una cosa? Questa cosa... Avevi pazienza, io un po' il mondo arabo lo conosco. Io sono andata in Egitto nel 1980, ho detto cavolo, qui è come in Italia, si sta bene, c'era qualcuno velato eccetera, però insomma io giravo tranquillamente. Sono andata nell'88, dovevo, non dico mettere il velo, però con le maniche, non con la corda, eccetera. Ma la questione del vestito è marginale. Qui si parla, io ho fatto i complimenti ai vostri genitori perché hanno facilitato la vostra integrazione e tutto. Si sono presentati come loro stessi, infatti non hanno cambiato la religione. Nessuno gli ha chiesto di cambiare la religione, però chiaramente non è che ha detto alla moglie no, non parlare con le italiane perché sono delle poche di buono, perché signora, ecco. Posso chiederle, secondo lei che cos'è l'integrazione? L'integrazione è rispetto, cioè tu sei in Italia, rispetti le leggi italiane. A casa tua fai come vuoi, però quando sei fuori che puoi dire, non lo so, io sono musulmana, non voglio che gli altri bevano. Qui sei in Italia, puoi dire però non voglio che quello sia ubriaca e faccia del male a me. Questo lo dico anch'io, se sono italiana. Se questa fosse l'integrazione, io potrei portare il burqa, nessuno mi direbbe niente, potrei non parlare italiano, l'importante è che rispetto le regole. Ma certo, però ma se vuoi vivere in un paese, devi imparare la lingua di quel paese, e non dico che allora, non puoi portare il burqa, ma renditi conto che se porti il burqa qualche dubbio può sorgere. Va bene, signora, ma allora l'integrazione che lei ha definito, io non sono integrata. Cioè, secondo la definizione... Io ti sto dicendo che voi due siete integrate benissimo grazie ai vostri genitori e grazie a voi. Ma anche. Da quello che lei pensa sia l'integrazione, io non rispecchio quella definizione lì. Cioè, io non mi sento integrata secondo le parole che lei ha usato per integrazione. Cioè, e se allora io perché ti senti integrata, scusami? Un attimo, mi faccio continuare? Le giuro, le rispondo. Allora, io mi sento integrata nel momento in cui sono libera di essere la persona che sono e al contempo mi lascio sfidare da chi ho davanti. Questo cosa vuol dire? Provo a spiegarlo con un esempio, perché detto così suona molto teorico. È come se io avessi delle fondamenta, ok? Come se fossi un palazzo. Le mie fondamenta sono marocchine. Sopra queste fondamenta però costruisco qualcosa di nuovo, che è la mia storia, che sono italiane. Questa è integrazione.
Io non sono integrata perché non porto il velo o perché fumo piuttosto che. Questa non è integrazione. Integrare, bisogna immaginare la parola integrare come il contesto scolastico. Un professore, soprattutto all'università, spesso durante la lezione dice ai propri alunni: integrate agli appunti il libro. Questo cosa significa? Che butto via gli appunti o butto via il libro? No, ma che aggiungo agli appunti ciò che di migliore c'è nel libro. Ma certo, ma guarda che questo... Perfetto, ma questo mi lascia anche libera di poter dire, nel momento in cui mi sento di portarlo, il velo. Perché il velo non fa di me una cattiva persona, non c'è una legge italiana che mi vieta di portare il velo. Allora io non posso andare incontro alle aspettative di chiunque ho davanti, perché c'è chi avrà paura se ho un orecchino, c'è chi avrà paura se avrò una sigaretta fatta su, c'è chi avrà paura se ho il velo, c'è chi avrà paura se ho la testa rasata. Questo mi sembra andare incontro alle esigenze degli altri. Io invece sono la persona che sono. Ma io dopodiché, quello di cui lei sta parlando non è il caso di cui stiamo parlando noi. No, fuori cosa? Perché abbia pazienza un attimo. Noi italiani ci siamo integrati forse più che degli altri, perché con tutte le invasioni che abbiamo avuto e tutte le migrazioni che abbiamo avuto noi andando all'estero, eccetera, siamo. Il concetto dell'integrazione ce l'abbiamo. Adesso il male c'è da tutte le parti, c'è quello leghista qua in Italia che non sopporta uno di fuori, e c'è quello fondamentalista islamico che non sopporta uno perché è occidentale. Ma io non sono così responsabile di tutta la mia comunità, io sono responsabile delle mie azioni. E nemmeno noi siamo responsabili di tutte. Di tutti quelli che sono fanatici, scusami, ma ripartiamo dall'inizio. Io educatamente e sinceramente voglio fare complimenti a voi e ai vostri genitori. Adesso la girata così non mi sta. Ma lei ha fatto i complimenti intendendo complimenti ai vostri genitori che si sono adeguati a quello che c'è. No, non è vero. Allora io, ma no. La stavo attaccando, signora, si fermi un attimo perché le dico una cosa, poi chiudiamo, perché mi dicono che bisogna chiudere. Quello che io non la stavo attaccando, io le stavo cercando di capire quale fosse la sua idea di integrazione. Lei ha detto la sua idea di integrazione, io non mi ci sono rispecchiata e per correttezza nei suoi confronti gliel'ho detto. Dopodiché lei ha teorizzato tante cose, ha espresso tante cose in cui non mi sento di centrare. Allora, o io ascoltavo quello che lei mi diceva e facevo sì con la testa, o realmente dialogavo con lei. Non le ho mancato di rispetto, non l'ho insultata, anzi, ho cercato di riuscire a capire una cosa, ho cercato di spiegare una cosa che per me è fondamentale, perché si gioca sulla mia persona. Dopodiché possiamo non trovarci d'accordo, va bene così, signora, ma vorrei che non si sentisse insultata, perché glielo giuro, se è passato questo, chiedo scusa, non volevo insultare. Ma vedi cosa succede? Che si è partiti dalla vostra storia, bella, tutto quanto, eccetera, e io ho detto quello che pensavo, e tu la giri così, non mi va, signora, questa storia. Signora, mi scusi. Ma penso che questa cosa magari potete continuarla anche dopo liberamente, sì. Perché fra l'altro abbiamo anche dei limiti di orario. Non è che voglio concludere il dialogo, però siamo tenuti a questa cosa qua, insomma. Comunque liberamente dopo lo potete continuare, anche per non monopolizzare completamente l'auditorio, insomma. E, niente, se non ci sono altre domande direi che possiamo concludere qua. Mi interessava sottolineare soprattutto una cosa che credo di aver imparato durante questa serata, perché è come se fossi stato spostato la mia attenzione al fatto delle nuove generazioni, dei nuovi italiani, al fatto attraverso la testimonianza di Omenia di Luna, che il compito principale che ci aspetta è quello di essere persone, di essere uomini, cioè di ricercare noi stessi in un cammino in comune con gli altri. E questo è quello che
che è sopra ogni cosa, sopra il fatto anche appunto dell'identità, perché la nostra identità in fondo da che cosa è costituita? Non soltanto dal fatto che si abbracciano, si vivono delle tradizioni o ci si veste in un certo modo, si pensa in un certo modo. Tutto questo fa un'identità, ma l'identità principale appunto è quello che noi desideriamo come persone, noi vogliamo costruire nel mondo, vogliamo vivere la nostra libertà, la nostra felicità. E questo credo che sia il messaggio principale di questa sera, attraverso le due storie bellissime e anche drammatiche di queste due ragazze. E le ringraziamo ancora, come ringraziamo Andrea per la sua sempre puntuale testimonianza e conoscenza del mondo orientale. Grazie a voi e buona notte.